Ma certo che Roll aveva tutta una sua filosofia e questa filosofia indubbiamente l'aveva maturata dopo tanti e tanti anni. Lui era stato nel Tibet, era stato in parecchi monasteri e aveva scoperto delle cose che poi non ci ha mai rivelato. Comunque, all'essenza delle sue sperimentazioni, c'è questa filosofia che lui aveva imparata in questi luoghi che lui aveva visitato e in questi monasteri dove era stato. Però più di tanto lui non ci ha mai detto. Ecco, diciamo che è plausibile, cercando di comprendere perché lui non l'ha mai detto, che non lo volesse rivelare, ma in realtà per essere Siddhartha c'era tutta una via per cui si arrivava e chi non percorre questa via non potrà vederla. Può essere questa la chiave di Ma lettura? probabilmente erano noi che non eravamo preparati a queste sue rivelazioni. E difatti queste sue rivelazioni non le ha fatte probabilmente per quel motivo, o almeno non le abbiamo capite. Tutti gli esperimenti che lui faceva davanti a ogni tipo di persone servivano appunto a dimostrare questa sua idea, sull'aldilà. Io sono qui a testimoniare che non faceva degli imbrogli, più che altro mi fa pena perché questo uomo non ha potuto difendersi, è stato attaccato in una maniera vergognosa e direi mi sento un po' in dovere, visto che io lobby dei giochi di prestigio, di dire che le cose che io ho visto fare da lui non erano dei giochi di prestigio né c'erano dei trucchi. So che questo dà fastidio a molti dei prestigiatori che oggigiorno vivono grazie alla figura di Roll perché scrivono libri e pseudolibri raccontando Ecco, delle. lei che è stato testimone, Sì, lei che è stato raccontando testimone, degli l'equazione che gli eventuali detrattori, tra virgolette, vogliono farne della sua figura, ovvero, in effetti lui faceva delle cose non spiegabili perché noi con la scienza non siamo in grado ancora di spiegarli, però un giorno verrà. Ecco, questo tipo di equazione lei l'accetta o meno? Dunque, a me tutto questo non interessa. Io sono un uomo molto più terra a terra, faccio l'agente di viaggi e per hobby mi dedico alla prestigitazione. Ho fondato con mio padre e con altri amici questo club magico dove ci sono iscritte le persone più sparute, più strane, ci sono degli ottimi soci e anche qualcuno che al momento buono poteva interpellarmi prima di scrivere un libro contro Roll, sapendo che io lo conoscevo. Credo che la malafede di molte persone non sia solo però nell'ambiente dei prestigiatori, ma sia anche in tutti questi pseudomaghi che si definiscono tutti discendenti di Roll. Roll era unico, è un pezzo unico, come un diamante, non si può equilibrare o paragonare a dei pezzi di Certo. cristallo, io ero un diamante. Professor Io ho Sesi, visto da prego. fare, ho visto, vorrei solo terminare questo pensiero, io ho visto da lui degli esperimenti, li ho guardati con senso critico, perché cercavo di sorprenderlo credendo che facesse dei giochi di prestigio. Abbiamo fatto più volte la sfida, i due buffa contro Roll, ma era una sfida simpatica in casa di amici o a casa sua. Posso confermare, testimoniare, ma veramente che cosa ha fatto lui? Non aveva dei principi da giochi di prestigio. Questo è molto importante, bisogna che i prestigiatori ammettano questa dote di Roll, non faceva degli imbrogli perché non era in grado di farli, perché non manipolava le carte, non c'erano dei passanti, non c'erano degli strumenti che noi usiamo per fare i giochi di prestigio. Professor Sesia, se non sbaglio, voleva intervenire poc'anzi, no? Sì, a proposito della religione, ricordo perfettamente una sera in cui Roll stava poco bene, così era un po', era dimagrito e diceva un vantaggio però da questa malattia l'ho avuta dal fatto che mi sono distaccato dalle cose terrene. Vedete quelle due console che c'è, insomma tutti qui hanno frequentato il salotto di Roll, si ricordano quelle due console che c'era a destra e dice sono un regalo che mi ha fatto il principe Umberto. E per un grosso favore che gli ho fatto, che tra l'altro sono state vendute a 120 milioni all'asta poi che hanno fatto. Comunque dice: non me ne importa più niente. Però una cosa voglio dirvi prima di morire:
credete in Dio, Dio esiste, credete nella religione cristiana, è la religione che più si avvicina alla verità. Io sto per morire, insomma, che più si avvicina alla verità. Sì, questo me lo ricordo, va detto proprio, ricordatevi queste cose, credete che la religione cristiana è quella che più si avvicina alla verità. Ecco, ma è importantissima questa sua testimonianza, no? Anche perché ci porta, grazie alle parole di Gustavo Roll, ci porta eventualmente a intuire che cosa ci sono dietro delle porte. Ecco, nel momento in cui Gustavo Roll diceva è la religione che più si avvicina alla verità, che cosa intendeva? Il metodo della filosofia, secondo lei, la dottrina sociale, voglio dire, del cristianesimo, o a un certo momento la storia rilevata della... Ma io penso che lui essenzialmente, lui aveva secondo me tre scopi fondamentali. Prima di tutto dimostrare l'esistenza di Dio, secondo dimostrare che lo spirito prevale sulla materia, la storia dello spirito intelligente, Maria Luisa ne ha accennato poco fa ed era per lui molto importante. Tutto il resto penso che lo considerasse così, una strada per arrivare a raggiungere questi obiettivi. Lui ha avuto un'educazione cristiana, andava a messa. Mi ricordo una volta mi ha fatto, siamo stati in quella chiesetta che c'era la Madonna del Pilone, sì. Siamo andati lì, siamo stati almeno una buona mezz'ora, perché dice che era un momento che bisognava pregare e ci siamo fermati lì. Quindi era sicuramente molto religioso e cristiano, proprio nel senso che è stato detto prima, forse non rigorosamente cattolico, nel senso che forse non seguiva tutti i dettami del cattolicesimo, questo io non lo so, ma sicuramente era cristiano nell'animo, nel senso più importante, cioè di amare il prossimo come noi stessi. Professor Giordano, lei ha avuto in cura Gustavo Roll, così come anche il professor Sesi e il dottor Melera, ma com'era come paziente? Per quanti anni lei lo ha curato? Ma dunque, all'inizio lo curavo insieme al dottor Gaito, che è quello che l'aveva curato prima per tanti e tanti anni. Poi, invecchiando, Gaito, sono subentrato io per 12-14 anni circa. Non era un paziente facile, perché era molto intollerante, al minimo raffreddore si chiudeva in casa, non voleva più uscire. La paura di prendersi l'influenza lo costringeva a casa anche per dei mesi. Cioè, lui non aveva paura di morire, lui aveva paura della malattia. E questo della sofferenza? Ma neanche tanto, no. Proprio della malattia. Ecco. E difatti lui la malattia la curava. E non era facile per quel motivo lì, perché poi lui le medicine voleva sapere a cosa servivano, eccetera. Mi ricordo due volte invece in cui abbiamo avuto, non dico dei problemi, ma delle sorprese. Una sera mi ricordo ero con Gaito e lui aveva fatto una serie di esperimenti piuttosto importanti. Improvvisamente è caduto come in catalessi, si è irrigidito, sudava freddo, non rispondeva più. Io e Gaito ci siamo preoccupati, abbiamo cercato di soccorrerlo, ma improvvisamente si è ripreso da solo. Un'altra volta stavo operando, era un pomeriggio, stavo operando un'urgenza e l'infermiera di sala mi dice che c'è il dottor Roll al telefono, che voleva parlarmi. Io gli faccio chiedere cosa vuole. Lui mi dice: se non vieni immediatamente qui non mi troverai più, sarò già morto. Io gli dico che appena finito l'intervento sarei corso da lui. E allora lui ha concluso, va bene, non ci vedremo mai più. Io finisco l'intervento e corro da lui, affannatissimo, agitato, ansioso, suono, viene a aprirmi la porta. Gli dico, ma stai benissimo? Certo, però ho dovuto far tutto da solo, non ho potuto aspettarti, se no a quest'ora non sarei più qui. Cosa aveva fatto? Ma io non l'ho mai saputo, perché non me l'ha mai detto, però io ho l'impressione che siccome lui aveva un'ernia da tanti e tanti anni, magari l'ernia si è strozzata e se l'è ridotta da solo, non lo so. Fatto sta che era in piena forma e stava benissimo. E mi ha detto, sì, vieni, entra pure, entra, però sei del tutto inutile. Lei come si è sentito in quel momento? Ma io sono diventato piccolino, perché ho detto non servo più a niente. Dottor Manera. Sì,
Anche lei ha avuto in cura Gustavo Roll. Concorda con il professor Giordano, paziente, come dire, difficile, se vogliamo, non facile da questi, sotto questi aspetti. Senz'altro era un paziente impaziente, perché lui voleva tutto subito e non si poteva ritardare. E lo dimostra anche minuti, con l'esempio della telefonata. E quindi è sempre stato così, impaziente. Però il suo modo di agire era un po' dovuto alla sua vita, perché bisogna ricordarsi che Roll aiutava molto il prossimo. E a casa sua il telefono suonava 24 ore su 24, era una cosa incredibile, in continuazione. E lui rispondeva. E allora tutta la gente gli buttava addosso tutte le loro disgrazie, le malattie, tutto questo. E lui assorbiva, faceva come una spugna, assorbiva queste cose. Per cui io penso che arrivava a un certo punto, andava in overdose e cominciava a sentirsi male lui. Allora, tante volte bastava anche così solo andare subito, tranquillizzarlo e lui si riprendeva, poi si rimetteva a parlare, ti faceva gli esperimenti. Lei ha assistito quindi a suoi esperimenti? Sì, non si assistiti a tanto. No, era... poi, a parte tutto, lui aveva già avuto non so quanti interventi, ma tanti, perché parecchi. Quindi poi prima fumava, poi ha smesso di fumare. Alla fine, negli ultimi anni della sua vita, si riguardava molto, stava attento a quello che mangiava, tutte queste cose. Però io penso che la maggior parte di queste disgrazie che lui aveva erano dovute a questa agitazione che gli creavano tutte queste telefonate. Perché in continuazione, giorno e notte, lui rispondeva sempre. Però non mollava mai, cioè non staccava mai il telefono. Ogni tanto mai. Lo staccava, ma raramente. Poi penso che dopo una certa ora della notte, verso mezzanotte, l'una così, lo spegneva, perché sennò in continuazione. Infatti c'era la dottoressa Giordano, cioè, no, infatti non staccava il telefono, era sempre disponibile. Sempre disponibile. Sempre disponibile. A dare la sua parola buona, il suo apporto umano al prossimo, a incoraggiarlo. Le sue parole, la sua veemenza, a volte avevano la forza di far molto di più della morfina. L'accompagnavo io dai malati. Lei l'ha accompagnato per molti anni perché negli ospedali. Quando l'avevo conosciuto non avevo la patente, ero andata da lui con la mia mamma e mi aveva detto: hai la patente? E io ho detto di no. Una donna che non ha la patente è una donna a metà, dopo due mesi avevo la patente, ma più immaginando poi di andare ad accompagnarlo, soprattutto dai malati lo accompagnavo in ospedale. Dottoressa, sentire la voce, sì. Dottoressa Jacob, chi erano gli amici di Roll? E soprattutto, era Roll che sceglieva i suoi amici o era il caso che sceglieva anche lui? Ma io credo di poter dire che era Roll che sceglieva i suoi amici. Non potrei dirle sulla base di cosa, credo semplicemente di un'empatia, di una fiducia. C'erano comunque anche dei contrasti con questi amici, comunque c'era un legame molto profondo. E se c'era, credo che tutti i presenti possano concordare su questo, se c'era nel suo salotto qualcuno che poteva, per qualche ragione non comprensibile, perlomeno per me non comprensibile, non andare a genio, dal salotto dove prima si parlava si passava poi nell'altra sala dove si facevano le sedute, lui lo diceva: questa persona mi disturba. Non avremmo mai potuto dire noi per quale ragione questo succedeva, però lui l'allontanava. Quindi l'essere nella cerchia dei suoi amici era una garanzia, ma come dire, di, oserei dire, di fusione tutto sommato con l'uomo, perché si era accettati e c'era una relazione continua con l'individuo, ecco, era una relazione amici, molto viva. Tra i suoi amici, perché grazie anche se riusciamo a stabilire un identikit, se vogliamo, dei suoi amici, voi che l'avete conosciuti, riusciamo anche ad avvicinarsi alla personalità di Roll, insomma. I suoi amici avevano un'omogeneità, ad esempio, culturale? Avevano delle affinità lettive? No, avevano guardi, tipi, oppure erano eterogenee? Erano eterogenee. E io in effetti facevo questa riflessione prima sentendo le persone qua presenti. Ovviamente nell'ambito della relazione scatta sempre questo rapporto. Ognuno di noi estraeva da Roll un aspetto che poi faceva parte della propria personalità. Infatti, mentre sentivo raccontare queste cose, io ricordavo degli aspetti assolutamente, direi, inediti, che forse la cosa che mi ha colpito di più dell'uomo era, per me,
era il contrasto tra il grande e il piccolo, era la sua umanità che emergeva continuamente e quindi direi la sua autenticità. Infatti quando il professor Giordano parlava e il dottor Manera dicevano che era un malato difficile, ma non solo era difficile, addirittura era bambino. Io ricordo che un pomeriggio mi fece andare d'urgenza per accompagnarlo da un dermatologo, aveva una malattia banalissima. Allora, questa richiesta di intervento da parte mia venne sollecitato da numerosissime telefonate. Io mi precipitai, lo accompagnai, attendemmo il dovuto. Il dermatologo lo tranquillizzò perché era veramente una cosa banale, non ricordo più cosa, andammo a casa e riseguì questa cosa, quindi altre telefonate, ma morirò, sarà una cosa gravissima. Addirittura io pensavo ci fosse, e c'era forse anche una componente di strionismo, in fondo lui si divertiva un po' a fare così, non so se voleva mettere alla prova la pazienza delle persone, eccetera, però era... Direi l'aspetto fanciullo di Rol, che più di tutto me lo faceva, come dire, amico e mi dava fiducia, perché un uomo grande può essere grande per mille ragioni, ma un uomo che è anche, sa anche essere piccolo è sicuramente un uomo autentico e quindi, come dire, non mi crea della diffidenza, non so se io sono riuscita a spiegare questo benissimo. Concetto. Continuo a conoscere sempre di più il personaggio. Vorrei raccontare un episodio banale, assolutamente inedito, è stato scritto su Rol di tutto, dagli esperimenti più grandiosi, eccetera. Questo episodio è accaduto con me e proprio in de minimis, direi che a volte sono proprio i piccoli dettagli che possono confermare la grandiosità dell'opera. Una sera venne a trovarmi, io abitavo ancora vicino all'ospedale Sant'Anna dove lavoravo, e venne a trovarmi dopo cena, forse c'era qualche mio amico, forse non ricordo, poche persone comunque. Arrivò col suo pacchettino di dolci. Io allora avevo una cocker femmina e chi ha avuto dei cani, soprattutto un cocker, può testimoniare che sono animali golosissimi. Tant'è che c'era una prova classica, avevamo una scatola dei biscotti in cucina, nell'altra camera lei sentiva toccare questa scatola e si precipitava. Quella sera Rol entrò, ci salutò, parlò al cane, ricordò una sua cagnetta da caccia a cui lui era molto affezionato, eccetera, e poi il cane andò in cuccia e lui fece semplicemente così con la mano. Dopodiché scartammo il pacchetto delle bignole e mangiammo tranquillamente col cocker perfettamente addormentato tutta la sera. Ma era a 2 metri, non era in un'altra camera, no, non era per nulla attratto, era assolutamente addormentato. Dopodiché, quando se ne andò, il cocker si alzò, lo salutò e tutto finì lì. Io sono rapita. Ma io penso che Rol non abbia degli allievi, Rol è Rol e basta. Era che Rol era tutta un'altra cosa che un giudizio miscioscia. Rol era illuminato di Dio, era uno che ha sempre aiutato tutte le persone, non ha mai percepito la minima paga, ma niente, non ha mai voluto niente, e ha aiutato sempre tutti, rispondeva al telefono, gli faceva piacere, non ha mai percepito niente. E questo vuole dire un pochino tutto. Quindi adesso non vorrei... Anche il professor Sesia vuole intervenire, una volta prego. Ha raccontato sempre Rol che c'era stata un'alluvione nel sud della Francia, mi pare il Vaillon, qualcosa, che il prefetto di Nizza l'aveva pregato di fare a pagamento, al fine di dare i soldi agli alluvionati, una seduta che costava, mi pare allora, 5.000 franchi, insomma una cifra abbastanza rilevante. E lui dice, nonostante i soldi non fossero per me, io dice, non è riuscito neanche un esperimento, per cui hanno dovuto restituire i soldi. Cioè, lui diceva che se c'erano di mezzo i soldi non riusciva a fare niente. Infatti, qualche volta andava al casinò, diceva il numero, ma diceva assolutamente proibito giocare. Ah. Cioè, diceva il numero, veniva il numero, guai se lo giocavi non veniva. Ecco, anche la dottoressa Giordano. Ecco, ma sulle premonizioni, volevo aggiungere una cosa d'altra maniera. Non è proprio vero che lui rispondesse sempre a tutte le telefonate, perché a me è successo un caso abbastanza curioso. Piero Angela voleva avere un incontro con Rol e non riusciva a averlo, stava scrivendo il libro Viaggio nel Paranormale. Un'amica comune di Piero Angela e di mio padre, Piero Angela era stato allievo di mio padre, si era messa di mezzo e aveva chiesto di poter mettere papà insomma, in contatto con Rol in qualche maniera per intercedere per questa riunione.
domanda. Allora eravamo a casa e ricordo che mio padre fa: senti, fai tu il numero e poi me lo passi. Io faccio il numero, risponde Gustavo, e dico, io ero sempre molto, molto impressionato, quindi molto attento a parlare con Gustavo, e lui mi saluta e bruscamente mi dice: se per quella cosa che mi vuoi chiedere per quel signore di Roma, guarda, non ho proprio voglia di parlarne, ciao, arrivederci, saluta tuo padre, ha posato il telefono. Ecco, quindi non solo rispondeva al telefono, ma sapeva anche chi mi telefonava. Certo. Questo mi aveva poi imbarazzato molto, infatti questo, ecco, mi aveva molto disturbato. Ecco, io non è che voglia proprio in questa trasmissione, diciamo, tentare i numeri babilonesi con voi, insomma, però diciamo che ci può essere legittima una domanda, una legittima sospicione, voi che siete stati tra i migliori amici di Roll, di quest'uomo che appunto ha saputo coniugare tra cielo e terra, i suoi esperimenti sono serviti per dimostrarlo, 10 anni dalla sua morte, questa anima bella che vaga per le stelle non ha mai bussato presso la coscienza di qualcuno di voi? Speriamo. Dottoressa Giordano, lei è come? È come, anche degli apporti. Ecco, diciamo, è importante. Penso. Ecco, ho ricevuto una piccola croce d'oro sul mio cuscino. Addirittura? Sì, e poi una medaglia che pensate, questa medaglia... una medaglia di Santa Caterina da Genova. Mio marito ha un'antenata, proprio c'è anche nel quadro genealogico, di Santa Caterina d'Orno Fieschi sulla mia scrivania. Nessuno poteva avercela messa perché eravamo solo noi due in casa. Inoltre, una cosa sensazionale che ha fatto Roll, ma non a me, ma a una mia lettrice, che aveva comprato 3 copie del libro Roll e l'altra dimensione. Una era destinata a un avvocato amico della madre malato. Porta questo libro a questo avvocato. Aprono il pacco, non c'era più il mio libro, c'era un quadro di rose che è anche riprodotto lì, un quadro di rose col vaso bianco. E allora questo avvocato, che era un po' anziano, così dice: ma io avrei preferito il libro. Allora la dottoressa, questa giovane, è corsa a comprare il libro e si è tenuto il dipinto, e poi mi ha scritto, mi ha telefonato e ha mandato la foto del dipinto, una cosa sbalorditiva. Anche dopo morto Roll agisce, è sempre vivo, è sempre con noi. Altri casi che potete ricordare in modo breve? Anche sul centro? Professor Segem, eh? Professor Segem? Sì, mia moglie. Giannina, cioè io personalmente, sì, non ho avuto nessuna di queste esperienze, se non il fatto che più passa il tempo, più appunto uno si rende conto di quanto, sì, sia stato importante per noi conoscerlo, quanto ci abbia arricchiti, ci ha dato parecchie cose che vanno al di là degli esperimenti che lui faceva con le carte, perché proprio da quello si è indotti a pensare di più. Sì, mia moglie aveva una storia un po' curiosa, comunque faccio breve, andiamo al supermercato allo Champ di Nizza e compro pasta di mandorla, io non lo sapevo perché l'ha messa nel carretto, eccetera. Saliamo in macchina, suona il telefonino e vede scritto pasta di mandorle sopra, nessuno lo sapeva, e allora la prima cosa che gli è venuta in mente, dice Gustavo, che era abbastanza burlone, tu ti ricordi, sì, il colpo delle 100 pistole, il colpo delle 100 pistole quando pigliava le carte faceva brrr, ti spaventava le signore. Così la cosa finisce lì. 3 giorni dopo troviamo un amico, lo invitiamo a cena, viene e mia moglie mette un tovagliolo rosso, e dice: ma guarda, non hanno lavato bene sto tovagliolo, e sopra c'era scritto, ce l'ho da qualche parte, e c'è scritto Roll, proprio la firma come faceva Roll. Come faceva lui. Come firmava. Ecco, lui, posso chiedere soltanto rapidissima, te lo chiedo a lei, dottoressa Jacob, perché un'anima così bella, che ha aiutato, che ha predicato amore, che ha dato prove tangibili, e uso l'aggettivazione miracolosa non a caso, è comunque con tutta una fase testimoniale di eccellenze come persone, e voi lo state dimostrando questa sera, perché tutto sommato è lì, in un limbo, e non è qualcosa di più, non è oltre? Lei mi fa una domanda difficile, perché credo che continui a testimoniare quello che ha fatto, cioè, come dire, la difficoltà del vivere, quindi cioè, la facilità di riuscire ad essere fuori dal limbo è di pochi, cioè lui ha sofferto, ed è proprio questo che io volevo prima cercare di, come dire, di esplicitare. E
la sua autenticità, la sua autenticità derivava proprio dalla sua sofferenza. Se lui avesse avuto una strada facile, cioè voglio dire, cosa testimoniava? In fondo, io per carità non voglio fare dei paragoni assolutamente irriverenti, sia lontano da me. Il Cristo ha avuto una vita difficile, non ha avuto una vita facile. Io credo che sia proprio questa la ragione per la quale lui rimane nel limbo. Ma poi guardi, può rimanere nel limbo, è sempre molto relativo il rimanere nel limbo. Ognuno di noi può leggere e cogliere gli aspetti della vita come meglio crede, ed è una sua ricchezza se sa cogliere gli aspetti positivi, ed è una sua negatività e povertà se non sa cogliere gli aspetti positivi. Quindi io non lo definirei tutto sommato un limbo. C'è chi vuole, ma nessuno di noi deve giurare e spergiurare, dire era vero, era falso, era quello che ha testimoniato sostanzialmente. Io quando partecipavo ai suoi salotti, meglio ancora che alle sue sedute, veramente ne uscivo con la sensazione, cioè la certezza della trascendenza, e questo è l'importante. Non è l'importante che lui facesse veramente il gioco delle carte, fosse vero, cioè il dottor Buffa lo testimonia che era vero, ma se anche non era vero non ha nessuna importanza, perché quello che lui voleva testimoniare era lo spirito, e questo chi lo riusciva a cogliere era fortunato, e chi non riusciva a coglierlo era, mi dispiace, era nel limbo lui, però è una questione individuale. Chi abbiamo in linea? Dico subito al telespettatore o alla telespettatrice che risponderemo alla domanda o commenteremo comunque quanto ci dirà subito dopo poi la pausa pubblicitaria. Buonasera. Grazie. Come si chiama? Italo. Italo, da dove ci chiama? Da Chieri. Ben arrivato. Grazie. Prego, ci dica. Allora, io volevo fare una domanda al dottor Manera per un fatto che mi è successo con il dottor Rolla. Sì. Io, mia mamma fu operata alla tiroide per un cancro. Quando era ritornata dall'ospedale, eravamo così un po' in apprensione perché purtroppo la malattia andava male. Stranamente io trovai un biglietto da visita in casa, non so chi lo portò, con scritto a mano dottor Roll guaritore. Io, non sapendo così un po' così cosa fare, telefonai e lui mi rispose. Quando gli spiegai il motivo della mia telefonata, lui mi disse che lui non era un guaritore, era anche un po' arrabbiato. Poi si calmò, chiamò come si chiamava mia mamma, e io gli dissi Marianna. Poi chiese il mio nome e io dissi Italo. Allora lui mi disse: digli a Marianna, a tua mamma, che la morte non esiste, di non preoccuparsi. E poi mi raccontò un fatto che le successe al dottor Roll pochi giorni prima, che era stato ricoverato alle Molinette. Mi raccontò appunto che aveva dei problemi all'intestino, qualcosa del genere, io adesso di preciso sono passati parecchi anni, e che però nel frattempo fece amicizia con una ragazza ricoverata, una ragazza giovane. E poi, una notte in cui i dolori erano molto vivi, forse verso le 5 del mattino, si svegliò e si trovò davanti questa ragazza e che gli disse: io ho finito la mia vita, ma tu non ti preoccupare, non morirai. Lui poi si addormentò e al mattino, quando si svegliò, i dolori non c'erano più. Poi chiese così notizie della ragazza e le dissero che al mattino quella ragazza era morta. Io non lo so, me lo sono sognato oppure è vero questo fatto? E lui però mi disse ancora: digli a tua mamma, Marianna, che la morte non esiste, di tranquillizzarla. E a queste sue parole, che ben ricordo in mente... Mi scusi Italo, lei sta rendendo una fase testimoniale in questa trasmissione. E se non sbaglio, che parte anche dal suo racconto, che lei non sapeva quasi chi fosse Roll. Non lo l'avevo conosceva. Letto sul libro della Dembeck. Ah, quindi in linea di massima lo conoscevo, però così solo avendolo letto sul libro. Io penso che sia una fase testimoniale importante. E sua mamma come andò? Dopo pochi mesi morì.
Capito. Io penso che questa sia una fase testimoniale importante. E, qua ci sono delle autrici di libri, eccetera. Eventualmente, se me lo consente, do poi il suo numero di telefono. La ringrazio molto. D'accordo. Grazie, buonasera. Grazie, grazie. Allora noi dobbiamo correre verso la pubblicità. Dunque, quello che diceva quel signore per telefono, dunque che io sappia, lui non ha mai fatto nessun biglietto con su scritto guaritore, quindi probabilmente sarà stato scritto da qualcun altro, perché lui non si passava per niente per guaritore, era una persona che riusciva a aiutare gli altri, certe volte a risolvere delle situazioni mediche, cliniche, e grazie ai suoi poteri se gli veniva l'ispirazione in quel momento di farlo, però lui non si proponeva sicuramente come guaritore. Sicuramente aiutava molto. Il fatto della ragazza che era comparso, me lo ricordo questa cosa, beh, io non ero presente al fatto, però l'ho visto al mattino dopo e lui me l'aveva raccontato, era durante un ricovero alle Molinette. E perché lui aveva aiutato questa ragazza che era malata di cancro, l'aveva aiutata a prepararsi per quello che era la sua vita dall'altra parte. E infatti me l'aveva raccontato e mi teneva in contatto dei suoi rapporti con questa ragazza. E quella sera effettivamente lui dice che era venuta e poi ci eravamo informati ed era proprio spirata in quella notte. E quindi questa cosa non è documentabile, però so che lui me l'aveva raccontata al mattino. La ragazza era effettivamente morta in quella notte. Quindi. Per quanto riguarda quello che gli aveva detto la madre che non moriva, ma perché questo il problema è che Rol credeva nello spirito e noi non è che siamo solo materia, ma c'è anche dello spirito. Il fatto di non morire vuol dire solo la sopravvivenza dello spirito nell'aldilà e quindi è la parte più importante che secondo lui doveva sopravvivere al corpo, perché il corpo è materia, è una cosa che si deteriora. Lo spirito è una cosa immortale e quindi si riferiva a questa cosa. Allora, grazie dottor Manera. Chi si parla del rapporto che Gustavo Roll aveva con le donne? Il professor Sesia. Prego, poi sentiamo chi abbiamo. Non sono particolarmente versato su questo argomento, comunque era un uomo molto elegante, aveva degli occhi incredibilmente affascinanti, occhi chiari che quando ti guardavano ti incutevano così un po' di soggezione e sicuramente era un uomo affascinante, così era molto sensibile al bello in generale e comprese naturalmente le donne, poi apprezzava molto il gentil sesso. Quando ci sedevamo per le riunioni, metteva sempre, sceglieva lui i posti, lei si siede qui, tu ti siedi là, eccetera, perché aveva una sua armonia con cui andava, disponeva certamente le cose. Sicuramente ha conosciuto molte persone di tutti i ceti, di tutti i tipi ed era sempre molto, molto gentile. Enna, vero? La moglie di Gustavo Roll. La moglie di Gustavo Roll, che faceva la modella, lui l'aveva conosciuta a Parigi, e si erano innamorati, si erano sposati a San Carlo, e lei era discendente del re di Norvegia, non se ricordo bene, della Norvegia, e ha vissuto sempre un po' come in esilio, quindi non era molto così contenta di vivere a Torino, infatti quando è mancata ha voluto che le sue ceneri fossero poi versate nel Mar Baltico. E questo naturalmente è stato fatto. Qual era il rapporto che aveva con la moglie? Come... Ma erano rapporti naturalmente... Oh, prego, prego. Ma era Giordano. Molto attaccato alla moglie. Aveva avuto certamente dell'avventura, almeno lui raccontava queste cose. Era stato un po' un donnaiolo, però il grande amore della sua vita è stato in realtà Enna. Ecco. Che amava profondamente. Infatti, e lei conosceva questi mancata, quando poi è mancata è rimasto distrutto. È rimasto distrutto dopo. Sognava solo di raggiungerla al più presto, si è lasciato morire. Perché magari avevano dei piccoli battibecchi, c'erano quasi da ridere perché sembravano due bambini. Però io cercavo di mettere pace, insomma, di barcamenarmi. Ma la moglie era a conoscenza di queste sue scappatelle, diciamo così? Ma qualche volta diceva a me, non sono mica cieca. Mi raccontava, anche nel passato aveva saputo di queste cose, diceva però, ritorna sempre a me. Ecco. Era convinta di questo, infatti lui era profondamente attaccato alla moglie. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per la moglie. Era una persona molto schietta, Elna, molto sincera. È una bellissima creatura. Un ma certo ha visto fascino. Un po' come all'ombra? Stava appartata con le sue bandierine norvegesi, scriveva ogni giorno la lettera che poi mandava alle sorelle o alle amiche in Norvegia, ascoltava musica,
E non partecipava agli esperimenti. No, solamente Fellini. Quando arrivava Fellini, sì, allora accettava di comparire. Dobbiamo dire che il Salotto di Rolle era frequentato da personaggi del mondo della cultura, del cinema, della politica, veramente tantissimi personaggi. E anche la portinaia della casa vicino, se gli capitava, certo, potevi trovarti con Romiti e la persona e la portinaia della casa vicino. Rolle e Federico Fellini, no? Perché Fellini a modo suo è un grande spiritualista, un sensitivo, se vogliamo, a modo suo, no? Era una cosa elettrizzante vedere Fellini e Rolle, perché proprio si scatenava insieme a Fellini. E mi ricordo quella volta, noi incontrammo parecchie volte Fellini, quella volta in cui Fellini arrivò a Torino, Rolle mi telefonò, mi disse: passate a prendere Federico, però stasera sono stanco, non mi sento di fare esperimenti. Ho detto: non importa, è piacevole anche la conversazione con te, con il maestro. Andammo lì da lui, posò il suo ultimo quadro, appoggiato al tavolino del salotto, ed era il quadro dell'amore, di un nostro tipico paesaggio piemontese, in mezzo a questi alberi spogli, due innamorati che si abbracciano, e Fellini dice: mi piace questo quadro, lo voglio. E Rolle dice: no caro, è già fidanzato. Comunque ci avviciniamo meglio, tutti e tre, mio marito, io e Fellini, e questo guardiamo, che stiamo... e cosa vediamo? Quello degli innamorati, sì. Ecco. Cosa vediamo? Che i due innamorati si staccano, fanno qualche passo, poi si riabbracciano. Al che Fellini, entusiasta, dice: lo voglio, lo voglio. E Gustavo gli chiede: ma perché lo vuoi così con tanta forza? E allora il maestro risponde: perché mi dà una grande pace. Allora si rivolge a me Rolle e dice: svelta, dimmi, qual è il simbolo della pace? Io dico: la colomba. Quel momento nel salotto attiguo si sente un battito tale. Andiamo di là, c'era una colomba bellissima bianca sul cuscino di raso. Allora Rolle prende con delicatezza, la finestra era socchiusa, e dice: va, vola libera nel cielo stellato. Al che poi dice: adesso con questo segno del cielo devo darlo a te, caro Federico, e scrive una meravigliosa dedica aulica. Ma non è finita la cosa, perché poi Fellini regalò questo quadro a una sua amica segreta, che però poi si ritrovò, dopo la morte del maestro, in gravi circostanze, perché malata e con gravi problemi finanziari, sì, mi telefonò dicendomi: c'è mica qualcuno dell'entourage di Rolle che vuole acquistare questo quadro? Io non vorrei disfarmene, ma sono costretta dalle necessità. E allora avevo chiesto a diversi amici, nessuno in quel momento era pronto ad acquistarlo, e allora un ragazzo, un giovane architetto, dice: per fare un'opera buona e per avere un quadro di Rolle faccio un sacrificio, offro fino a 8 milioni e lo voglio. Telefono alla signora, la signora entusiasta, manda il denaro, cioè l'architetto manda il denaro e lei manda il quadro. Dopo qualche mese arriva quell'architetto e mi racconta, pallidissimo: è successo un fatto straordinario. La dottoressa che segue, la commercialista, i miei conti, mi ha ridarguito dicendo: architetto, l'abbiamo raccomandato per ogni movimento sul suo conto di avvertirci. Qui c'è un bonifico di 8 milioni, non sappiamo chi l'abbia fatto. E con tutte le ricerche non si è mai saputo chi l'abbia fatto. Si è trovato 8 milioni esatto il valore del quadro sul conto, perciò un regalo di Rolle. Stavo pensando al fatto che non possiamo neanche raggiungere, perché in ambascia di famiglia Nevio Boni, che aveva curato una magnifica serie. Sì, ne parlavamo Torino misteriose, esatto, magiche su Rai 3, e l'ho sentito oggi per telefono e sapeva di questa trasmissione, e anche lui ha avuto un momento, insomma, importante, nel quale Rolle telefonò a Nevio Boni pregandolo di non chiamarlo mago. E Nevio lo conosciamo, no? Che è simpaticamente un po', a volte un po' istrionesco, dice: no, io mago, maestro, non mi sarei mai permesso, eccetera, eccetera. E per telefono Rolle dice a Nevio: vada nel suo studio, la terza, eccetera, c'è un libro rosso intitolato così così, vada a pagina 25, quello che penso di lei. E c'era un pezzo piuttosto sarcastico, piuttosto vivace. Insomma. Ne parlavo prima appunto con la dottoressa Giordano per questo episodio, me l'ha raccontato il nostro regista Stefano Scalvinato, perché appunto lavorando con Nevio Boni, che peraltro salutiamo. Pronto, buonasera, ringrazio innanzitutto la regia che mi ha passato questa telefonata. Come si chiama? Io mi chiamo Valerio. Sì, da dove? Da San Giglio, Torino. Io praticamente sono stato vicino a Gustavo per oltre 25 anni. Sono stato la persona di fiducia di Gustavo riguardante
diciamo, sono stato un tecnico di fiducia di Gustavo. E molte persone lì in regia mi conoscono perché Gustavo ne ha parlato quasi a tutti di me. Io l'ho conosciuto nel 73, sono stato presentato in un primo tempo, ero uno studente di facoltà di fisica, ero al primo anno, dovevo mantenermi gli studi e parallelamente collaboravo con un'azienda in cui Gustavo in quel periodo aveva dei problemini di natura tecnica. Me ne avevano parlato in un modo quasi da mettermi paura, nel senso che ritenevano che fosse, appunto, come qualcuno ha già detto in precedenza, una persona molto difficile, una persona insomma che riusciva a leggere, eccetera. Io da Gustavo posso dire che ho avuto dei consigli come un padre, come un amico, e dirò di più, ho avuto proprio una veduta di alcune cose che non potrei dire che si possono recepire se non attraverso che una persona sia aperta a delle valorizzazioni che spesso vengono dimenticate da tutti. Ecco, senta, mi chiedo io scusa. Gustavo, che era un personaggio che aveva era predisposto a far del bene. In che senso? Aveva innanzitutto una grande fiducia, ma sapeva anche leggere negli occhi di chi si trovava di fronte, sapeva leggere in profondità, utilizzava quelle cose molto semplici ma di un significato profondo, che mettevano o in imbarazzo, nel senso che ci si chiedeva, ma evidentemente, come ha detto qualcuno, facendo giochi delle carte, che in realtà le cose che lui faceva, i suoi esperimenti, erano a gradini a seconda delle capacità delle persone nel recepire i suoi esperimenti. È un personaggio che aveva una cultura a 360 gradi, per cui riusciva a dialogare con tutti. Io all'interno della sua abitazione, che sono stato un po' di tempo, così mi trovavo nelle sue circostanze e riuscivo a capire che nello stesso momento che dipingeva parlava al telefono, ma parlava di argomenti così pesanti in cui mi rendevo conto che soltanto delle capacità un po' diverse dal normale riuscivano a fare. Un esempio: noi quando lavoriamo ci stanchiamo, ma è una stanchezza fisica. Lui con le sue parole è come se riuscisse ad amalgamare tutta una serie di cose che noi come dimensione non riusciamo neanche a valorizzare. Per cui aveva delle capacità, ritengo, cioè era un illuminato, cioè aveva delle capacità che non si possono misurare. Anche a livello scientifico, ogni tanto faceva degli agganci, mi metteva alla prova, perché io facevo degli studi, ho compiuto varie ricerche, su argomenti veramente distanti da ciò che poteva essere il personaggio, perché spesso si pensa che la gente possa parlare solo e non avere un riscontro fisico. Lui aveva proprio una capacità nella materia di avere delle grandi energie che noi non riusciamo a quantificare, cioè per lui l'atomo e l'elettrone era soltanto la base di ciò che poteva essere un qualcosa. Per cui era proprio un personaggio che io ne posso soltanto parlare bene, perché effettivamente aveva una, non dico una marcia in più, ma qualche cosa in più, e l'ho sempre non solo invidiato, ma avevo una curiosità nei suoi gesti, nel suo modo di fare, che per me sarebbe da prendere in esempio per tantissime persone. Va bene, certo. Grazie, abbiamo raccolto anche questa testimonianza. Grazie Valerio. Allora, in apertura di puntata, ricorderai sicuramente Luca, abbiamo detto che tanto si è scritto, molto si è parlato, moltissime interviste, trasmissioni, libri, tanto si continuerà a parlare di Gustavo Roll. Una delle ultime trasmissioni a lui dedicata è stata una puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa. Come gli amici che abbiamo qui in salotto hanno vissuto questa puntata di Porta a Porta, anche in alcuni momenti molto, molto accesa. Dottor Buffo di Perrero. Ma a me ha stupito che hanno intervistato due prestigiatori che non hanno conosciuto Roll. E mi è sembrata una cattiveria, cioè perché accanirsi contro questa persona? Se volevano, potevano benissimo trovare molte persone che conoscevano Roll anche da questo punto di vista. Ecco, mi scusi, non voglio interrompere, mi permetto di dire, io seguì quella puntata, che peraltro ospiti che sono qui, dottoressa Giordano, professor Giordano, erano in collegamento, ma non siete riusciti a intervenire. No, perché erano in diretta, perché erano venuti da noi a registrare però, ecco. Mi avevano fatto parlare sulla fede, Roll e la fede, mio marito su Roll e la medicina.
però poi era stata tagliata la maggior parte della nostra intervista e non abbiamo potuto ribadire, insomma, certo, le nostre cose. Ecco, mi scusi, lo interrompo. Allora, credo che sugli esperimenti di Roll si possa affermare, questo dal punto di vista dei giochi di prestigio, che il 50% dei giochi che i prestigiatori fanno possono farli imitando gli esperimenti di Roll. Però bisogna fare una serie di trucchi. Ora, è vero che il Tomatis e il Silva, gli intervistati, hanno detto sì, ma anche noi facciamo questi giochi, ma per quello li faccio anch'io. Però noi li facciamo con tutta una serie di passaggi, manipolando le carte, pasticciando e mettendo certe cose che adesso è inutile che stia qui a raccontare, mentre invece Gustavo Roll questo non lo faceva. Allora, andare a intervistare questi maghi o questi prestigiatori è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono. Cioè, che senso ha? È una cattiveria, ecco, in più che si fa su Roll. Buffa, oltretutto si è teso, ma non penso certo in malafede, a snaturare il personaggio. Infatti. Perché il gioco, l'apporto, del quale forse non abbiamo ancora parlato, in realtà non era il fine, ma era un mezzo. Bravissimo. Per un discorso altissimo. Ed è questo che è completamente venuto a mancare. Infatti. Forse per una cattiva informazione su un personaggio riservato, schivo, nella profonda Torino, ecco, certo, città di confine. Sì, però vede, c'è ancora l'altro aspetto che è abbastanza squallido ed è uno dei motivi. Io non vado mai a queste trasmissioni, rifuggo in pieno. Poi io ho conosciuto Roll. Sì, mi arrabbio abbastanza perché vorrei. Nell'ideale vorrei essere un po' un cavaliere che difende uno che non si può più difendere, certo, in questo senso. Allora, trovo meschino, perché credo che la parola più giusta sia quella, trovo meschino guadagnare dei soldi vendendo dei libri, scrivendo degli imbrogli e cambiando completamente la realtà di quello che era Roll, anche da un punto di vista. Io accetto persone che non comprendano Roll, che dicano non mi sta bene, no, non ci credo, va benissimo, ognuno la pensa alla sua maniera. Ma quello di ricostruire a priori l'esperimento di Roll, trasformarlo in gioco di prestigio, effettuare il gioco di prestigio, vendere il libro dicendo io faccio gli stessi esperimenti di Roll, questo lo trovo veramente una cosa meschina, una cosa ingiusta. Mi ha anche stupito Silvan è il presidente nostro, è un grandissimo uomo, ha avuto, certo, una serie di grandi fortune nella vita, che Silvan sia sceso a degli incontri, a delle affermazioni così banali. L'ho trovato abbastanza anche meschino Silvan. Bene. Professor Giordano, cosa stiamo vedendo in questo momento? Dunque, questo è un dipinto che si è materializzato nella tasca interna della mia giacca durante una delle sedute a casa di Gustavo Roll. Ora, io avevo scelto il foglio di carta bianco, io l'ho piegato, l'ho messo nella tasca interna della mia giacca, io l'ho estratto e quando l'ho estratto c'erano i colori ancora bagnati. Siccome erano difficili da asciugare perché erano colori da acquerelli, e Gustavo, insieme a me, l'ha asciugato con un foam. Poi, per togliere i segni sulla carta, ha usato un ferro da stiro. Dopodiché ha scritto in basso, sì, sulla sinistra, okay, la dedica a me, sì, e a mia moglie, ma soprattutto il fatto che questo quadro si era fatto durante un esperimento, perché è talmente uguale alla tecnica che seguiva Sagal, per cui potrebbe essere addirittura scambiato per un quadro originale di Sagal. Naturalmente non c'è nella produzione di Sagal un quadro come questo, è un quadro fatto dallo spirito intelligente di Sagal che lui aveva evocato e secondo lo stile di Chagall. Questo si è materializzato nella tasca della mia giacca, però anche tanti altri amici hanno da presentare dei quadri che anche loro sono stati materializzati su fogli di carta bianchi.
Il foglio l'ho scelto io, assicuro che non era un foglio preparato prima da Gustavo, ma era assolutamente intonso. Estratto da una risma di carta nuova, Fabriano, che avevamo apertamente aperta per l'occasione. Incredibile. Chagall. Professor... È un Chagall che Sesia. È comparso in tasca a mia moglie, con il quadro veniva tratteggiato, come è già stato detto, e non entro in dettagli. Questo è una coppia, cioè un quadro uguale, che si intitola, mi pare, A Parigi, Noi a Parigi, di Chagall. Esiste l'originale fatto a Chagall, sotto c'è scritto certo. Hommage a Chagall, perché Rolo appunto non voleva che si equivocasse in questo senso. Ma secondo me la cosa importante che mi ha convinto, evidentemente, perché io dei dubbi li ho sempre avuti quando vedevo lavorare Gustavo e ci pensavo eccetera, che sulla Domenica del Corriere è apparso un articolo di un certo Bazzoli, che poi è un giornalista che ha avuto un notevole successo professionale, il quale descrive, ce l'ho da qualche parte questa descrizione, dice che lui, dato che era già stato da Roll, si era venuto una volta e si era portato da casa, dato che Roll usava sempre la stessa carta, i fogli già piegati in un certo modo, e se l'era messi in tasca. Ha avuto la fortuna di essere indicato lui come la persona che doveva mettere in tasca il quadro, e ha preso un foglio e l'ha buttato per terra, e ha tenuto questo foglio che aveva in tasca. Questo è descritto negli atti della Domenica del Corriere, ed è comparso evidentemente lo stesso quadro che poi è stato pubblicato. Erano 16 piccolissimi quadri, 8 erano di Ravier e 8 erano di altri, di Kandinsky e di altri. Grazie professor Sesia. Dottoressa Jacob, adesso vedremo il prossimo quadro che abbiamo in studio, così chiediamo, ecco. Sì, dunque questo quadro fu dipinto durante una seduta in casa dello scrittore Lugli, ed è, questo esperimento è descritto in parecchi libri che raccontano degli esperimenti di Roll. C'erano molte persone, tra cui quattro signore, e Roll domandò cosa si voleva si dipingesse, e si parlò di stagioni. Ognuna delle signore scelse una stagione, io scelsi l'autunno. Si offuscarono le luci e nel giro di un quarto d'ora il quadro venne dipinto. Dopodiché si divise in quattro parti, tra il resto Roll prese la parte che toccava a me, lo fece incorniciare lui stesso, quindi anche la cornice è stata scelta da Roll e me lo regalò. E anche qua però coglierei l'occasione per raccontare un episodio inedito, perché questo è stato raccontato molte volte. Quello che non si sa è che quella sera lì, ovviamente, io indossavo un completo, e durante la serata, l'oscurità, sentii che venivo toccata sulle braccia con dei tocchi leggeri. Dopodiché tutto avvenne, si riaccese, furono regalati i quadri e via. Arrivai a casa, riposi il vestito nell'armadio e due o tre giorni dopo mi capitò di andarlo a cercare e sentii un profumo intensissimo. Dopo circa 20 giorni, un mese, venne a trovarmi un mio amico, un primario, un signore che adesso è primario in provincia, di cui dirò solo il nome, Eric, che potrebbe quindi testimoniare. E raccontai l'episodio, andai a prendere il vestito nell'armadio e ancora dopo 20 giorni, un mese, si sentiva questo intensissimo profumo. È stata una cosa molto particolare, molto bella. Ancora una grande testimonianza. Siamo in chiusura. Siamo in chiusura. Luca, pochissimi ci secondi. Di trovarci nuovamente insieme per parlare del nostro amico. Certo. Di Gustavo Roll, che poteva agire solamente così, come preso da un moto improvviso, come diceva Goethe, da un ordine ignoto, sotto l'impulso di un ordine ignoto, mai a comando. Perciò tutte queste cose erano imprevedibili. Ecco, pochissimi secondi. Questa sera abbiamo cercato di portare, soprattutto grazie attraverso i nostri ospiti, una fase testimoniale, diciamo, seria per ricostruire un po' il personaggio Roll. Ecco, chiudiamo di pugno suo. E qua c'è tutta la differenza per saper distinguere. Parliamo di questo quadro.
Durante la seduta suddetta, seduta spiritualistica e non spiritica, e qua c'è tutta la grandezza di Rol. Noi ringraziamo la dottoressa Giordano, grazie per essere stata con noi, grazie al professor Giordano, grazie al professor Sesi, al dottor Manera, grazie al dottor Carlo Buffa di Perrero. E grazie alla dottoressa Jacob. Grazie a tutto il pubblico che ci ha seguito. Noi ringraziamo la regia.